Salve. Oggi il cambiamento climatico globale sulla Terra è un fatto ovvio. Aumento catastrofico dell'attività sismica. Il numero dei vulcani che si risvegliano raggiunge un punto critico. La linea continentale dell'Antartide sta cambiando completamente a causa del costante e rapido scioglimento dei ghiacciai, i tornado e gli uragani, inondazioni. Sì, la Terra è sull'orlo del cambiamento climatico globale, è questo un dato di fatto. Ma cosa ne sa l'uomo moderno? Cosa dice il mondo scientifico? Che ruolo ha l'umanità stessa in questi processi? Vi invitiamo a indagare insieme su questo argomento. Rapporto sui problemi derivanti dal cambiamento climatico globale e le relative conseguenze. È una realtà assoluta al giorno di oggi. Possiamo solo confermare il fatto che gli eventi descritti nel rapporto si stanno realizzando nel periodo del tempo specificato. In effetti, l'umanità non ha nemmeno 50 anni. Circa 12.000 anni fa si sono verificati sulla Terra dei cataclismi globali, il cui risultato è stato catastrofico. Ad oggi ci sono molte prove di questo evento. Durante tutta la vita del pianeta, il cambiamento climatico è avvenuto più di una volta. Ciò significa che esistono dei cicli. Questi cicli in gran parte non sono stati correlati allo sviluppo della civiltà umana e al suo impatto sull'ambiente. Quindi il cambiamento climatico avviene con una certa regolarità. Si manifesta dopo un certo periodo di tempo, come il giorno e la notte, e noi non influiamo su di esso. Nella religione e nella mitologia dell'antica India c'è una dottrina che riguarda i cicli dell'umanità e del pianeta. Basandomi sulla scienza, sono giunto alla conclusione che in fondo questi cicli non sono legati all'attività umana. Noi li attraversiamo semplicemente e questo è già successo più di una volta. La precedente era glaciale, come gli scienziati hanno stimato, si è verificata circa 12.000 anni fa. Capisco che da qualche parte si è persa la conoscenza e ci sono poche informazioni sulle civiltà di quei tempi antichi. Ma i processi che si sono verificati erano globali. Questi sono i cambiamenti climatici che hanno portato a tale raffreddamento. C'è un'interessante fonte di informazioni, una mappa di Piri Reis. Per chi fosse interessato, Piri Reis era un ammiraglio dell'impero ottomano ed aveva una mappa sulla quale l'Antartide era raffigurata senza ghiaccio, cioè c'erano disegnati fiumi, porti e animali che esistevano lì. Questo è uno shock. Come mai? L'Antartide è stata scoperta nel XIX secolo, giusto? Bellingshausen e Lazarev, sulle loro navi Vostok e Mirne, hanno scoperto l'Antartide, l'ultima terraferma. Da dove prese quelle mappe Piri Reis, che è vissuto, se non sbaglio, nel XVI secolo? Come lui stesso ha spiegato, le ha prese da fonti bizantine. I bizantini le avevano prese da fonti fenice, cioè dagli antichi fenici. Ma da dove i fenici hanno avuto queste informazioni? La storia tace su questo. Il fatto è che, secondo la scienza moderna, l'Antartide è stata coperta di ghiaccio per circa 25 milioni di anni. La domanda è, chi ha creato queste mappe? Chi ha visto l'Antartide senza ghiaccio? C'è stata una civiltà 25 milioni di anni fa che l'ha fatta? Poi sorge un'altra domanda, questo significa che c'è un errore. Più probabilmente l'Antartide non è stata coperta di ghiaccio per 25 milioni di anni. Questi processi sono stati molto veloci, non erano milioni ma migliaia di anni. Quando l'analisi è stata fatta, cioè ora la scienza può scattare foto attraverso il ghiaccio e guardare la roccia, la superficie coincide con quanto mostrato sulla mappa di Piri Reis. Questo vuol dire che ci sono stati dei cambiamenti e la civiltà di quel tempo li stava osservando. Studiando la geologia della Terra, questi depositi sono visibili anche lì. Quando è arrivato il ghiacciaio e quando è retrocesso, ha portato depositi e materiali sabbiosi, ha formato un rilievo e tutto questo è visibile. È come una mappa, come un libro, basta aprirlo e leggerlo ed è chiaro che è successo non solo 12.000 anni fa, ma anche 260.000 anni fa e ancora prima e purtroppo succederà di nuovo. Se i poli della Terra si fossero invertiti simultaneamente con un campo magnetico, allora in geologia non ci sarebbe alcun riconoscimento di spostamento riguardante il nucleo del pianeta. Gli egiziani dicono che per tre volte nella loro memoria, la loro memoria culturale, le strade centrali non sono state ufficialmente segnate. In Cina ci sono prove evidenti che il luogo dell'alba cambiava. Si dice anche che il sole non è stato visibile per diversi giorni. E ci sono prove che l'imperatore radunò tutti i suoi consiglieri per determinare dove il sole sarebbe sorto la prossima volta.
In un caso come scritto, nessuno poteva immaginare che questo sarebbe successo esattamente in direzione dell'Oriente. Quindi è abbastanza difficile ora capire che tipo di manifestazione fosse. Conosciamo esempi di grandi mammut trovati in Siberia, dove gli animali si congelavano così velocemente che la loro carne rimaneva commestibile per i cani dopo che si era scongelata 1000 anni dopo. Sappiamo che in alcuni casi l'ultimo pasto del mastodonte non è stato digerito nello stomaco della carcassa trovata. Il che suggerisce che il processo di cambiamento climatico di cui stiamo parlando deve essere stato molto rapido, deve essere una transizione molto rapida verso un altro clima. Ci sono altri segni di tali cambiamenti. Ci sono foreste primitive al polo sud, foreste primordiali pietrificate che di fatto non potevano crescere lì con la quantità di luce solare che c'è. Si tratta di foreste del tipo Lewis e Clark scoperte sulla costa occidentale degli Stati Uniti al loro primo arrivo. È un boschetto primordiale e questo indica che l'Antartide non è sempre stata posizionata rispetto all'equatore dove si trova ora. Nonostante il tacito tabù scientifico, molti scienziati ora dicono che tutto sul pianeta accade con una certa ciclicità, compresi gli eventi climatici globali. A questo punto sorge una domanda logica. Quali cicli si traducono in cataclismi globali? Che tipo di cicli ci possono essere in generale? La ciclicità è il cuore dell'esistenza dell'umanità e dell'universo. Ciclicità, dal greco kyklos, cerchio, un insieme di fenomeni e processi interconnessi che formano un cerchio completo di sviluppo in un determinato periodo di tempo. Quali processi ciclici affrontiamo nella vita quotidiana? La rotazione del nostro pianeta attorno al suo asse con una durata di 24 ore crea uno dei cicli più comunemente conosciuti, il ciclo giornaliero. La rotazione della Terra attorno al Sole, che dura 365 giorni, provoca un cambio di stagione formando un ciclo annuale. Inoltre, uno dei famosi cicli è il mese lunare, il periodo di tempo che va da una luna nuova alla successiva luna nuova, che è di poco più di 29,5 giorni. Oltre ai cicli giornalieri stagionale e annuale in natura, ci sono cicli con una frequenza diversa. Così la Terra ripete periodicamente il suo movimento intorno al Sole, più e più volte, e il Sole ripete il suo movimento intorno al centro della nostra galassia. I cicli di attività solare si susseguono uno dopo l'altro. Si verificano cambiamenti periodici nello stato fisico di molte stelle e l'intensità di radiazione di alcune sorgenti cambia. Ovviamente l'attività di molti processi naturali sul pianeta Terra dipende dai cicli cosmici. Bubnyonkov Vladimir Vasilievich ha studiato i cicli di sviluppo della Terra, cioè i cicli astrofisici, geologici, biologici e storici. Si è scoperto che sono tutti soggetti al grande ciclo del cambiamento delle epoche che dura da 11.911 anni. Questo numero è un multiplo dei periodi di rotazione intorno al Sole di tutti i suoi pianeti, con una precisione di centesimi di anno terrestre. Baturin Aleksandr Mikhailovich. Affermo che anche i pianeti ruotano attorno al loro centro di massa in una direzione perpendicolare al piano della loro orbita. Come risultato di tale rotazione, il pianeta Terra si capovolge periodicamente nello spazio di 360 gradi angolari, il che causa la natura ciclica degli eventi globali e di conseguenza catastrofi globali con una frequenza di 12.166 anni. Periodicamente l'intera faccia della Terra e le condizioni ambientali cambiano, il che influisce direttamente sullo sviluppo storico dell'umanità. Kopylov Igor Petrovich, Bushuyev Vitaly Vasilievich.
piccoli semicicli galattici di 13.000 anni sono anche associati al cambiamento climatico globale e ad altri eventi catastrofici, ma passano senza modificare la polarità del campo magnetico. I confini di questi cicli sono chiaramente evidenziati dall'innalzamento del livello del mare e del cambiamento climatico globale. Questi eventi vengono chiamati diluvio universale. La scienza moderna non ha dubbi sul fatto che ci sia stato il diluvio universale. Questo evento è rimasto nella memoria dei popoli ed è ricordato nella Bibbia, così come nelle antiche leggende e nei miti. L'ultimo diluvio risale all'undicesimo millennio avanti Cristo. Se a questo numero aggiungiamo 2000 anni della nostra era, questo è il momento del nuovo grande diluvio. Oggi uno dei cicli interessanti e importanti è il ciclo di precessione, che si forma facendo oscillare l'asse di rotazione del nostro pianeta, per cui l'asse di rotazione fa un cerchio nel cielo stellato. La velocità di rotazione è di un grado in 72 anni. E quindi un cerchio completo è di 25.920 anni. La precessione è un cambiamento nella posizione dell'asse terrestre nello spazio. C'è un esempio: prendete una trottola e fatela girare. Vedrete la trottola ruotare, ma ruota in modo che il suo asse formi un cono. Come influisce una precessione sulla vista del cielo stellato che noi umani osserviamo dalla superficie della Terra? Per fare questo dovremo considerare quattro processi, quattro cicli, che influenzano la posizione delle stelle nel cielo e quindi l'aspetto del cielo stellato. Il primo è la rotazione quotidiana della Terra. Ogni giorno vediamo come il Sole sorge a est e tramonta a ovest. Il movimento annuale della Terra intorno al Sole ci porta a vedere costellazioni diverse, alcune in inverno, altre in estate. Il terzo ciclo è il ciclo della precessione. C'è un fatto, ed è la posizione relativa delle stelle rispetto all'orizzonte della Terra sta cambiando, non nel corso di un anno o di un giorno, ma nel corso di 27.000 anni. Tuttavia, diciamo così, questo cono con un raggio di 23 gradi permette alle stelle di ruotare, ma allo stesso tempo altre stelle saranno sempre visibili. La distanza non cambia tra di loro, cambia ma molto lentamente, cioè la vista del cielo stellare rimane la stessa, per così dire, ma vediamo comunque che il quadro generale è cambiato. Quindi il quarto ciclo è il movimento del sistema solare compresa la Terra, cioè intorno al centro della galassia. Vediamo come appare una precessione per un osservatore della Terra. Fin dall'antichità, il modo più ovvio e comprensibile è stato quello di osservare il ciclo della precessione attraverso il cielo stellato, o meglio, di osservare il cambiamento delle ere. Questo metodo era ben noto agli antichi, che avevano un'immagine voluminosa e olistica dell'ordine mondiale. Graham Hancock. E non possiamo non ricordare che le piramidi e la Sfinge sembrano essere state concepite appositamente per farci comprendere i grandiosi cambiamenti che i cieli subiscono durante il lungo ciclo di precessione. Spostiamoci in Egitto, nella più antica scultura monumentale della Grande Sfinge. Com'è orientata? La Sfinge guarda esattamente in Oriente. Cosa c'è di notevole in questo orientamento? Il Sole sorge esattamente a est solo due volte all'anno, nei giorni degli equinozi. Possiamo dire che la Sfinge guarda sempre il punto dell'equinozio di primavera sulla sfera celeste, essendo un'espressione simbolica di questo fenomeno. Vediamo ora come appare il cielo all'alba dell'equinozio di primavera al momento attuale, all'inizio del XXI secolo. Vedremo che il Sole sorge tra le costellazioni Pesci e Acquario. Allo stesso tempo, sappiamo che oggi siamo esattamente alle soglie dell'era dell'Acquario. Se torniamo indietro nel tempo fino a 2160 anni fa, vedremo un'immagine leggermente diversa dell'orizzonte stellare ad est. Il nostro corpo celeste si sposterà e sorgerà tra le costellazioni dell'Ariete e dei Pesci. Retrocedendo ancora di 2160 anni, vedremo l'intervallo tra il Toro e l'Ariete, e così via.
Così, la precessione dell'asse terrestre fa migrare l'alba del giorno dell'equinozio di primavera lungo il cerchio zodiacale, cambiando le epoche. Da dove sono venuti questi 2160 anni? Il fatto è che un cerchio completo o passaggio del corpo celeste attraverso 12 regioni del cielo, attraverso tutte le costellazioni dei segni zodiacali, è esattamente il ciclo della precessione, che dura in totale 25.920 anni, dove un'epoca dura rispettivamente circa 2160 anni. C'è un altro argomento convincente, frutto di un'opera davvero titanica di scala epocale, dove gli antichi raffiguravano la precessione negli edifici architettonici e religiosi della Terra, le piramidi egizie e il complesso di Angkor Wat, il cosiddetto orologio celeste, che indica i tempi del bivio, la scelta globale della civiltà, oggi noto a molti come il pendolo di Orione e Draco. Per cominciare a rivederli, resteremo lì, sull'altopiano egiziano di Giza, dopo aver spostato il punto di osservazione sulle grandi piramidi. Le piramidi, Giza. La geometria e le proporzioni uniche di questi edifici altamente ingegnerizzati per millenni hanno attirato l'attenzione sia di persone comuni curiose che di storici, archeologi, fisici, astronomi, architetti e altri. Oggi le piramidi sono oggetto di molti studi e discussioni scientifiche. Sebbene costruite in tempi diversi, erano collocate al tempo di costruzione in coordinate determinate rigorosamente, con un esatto orientamento a certe stelle. A livello globale è una specie di mappa. Gli iniziatori della creazione di tali piramidi erano persone che possedevano questa conoscenza. Imhotep era uno di loro. È interessante che nella trasmissione Infrangendo le leggi della fisica, quando venne posta una domanda sulle piramidi, lei dette questa risposta, che ora desidero leggere ad alta voce. Lei disse che questo apparato in effetti permette di capire a che cosa servivano le piramidi. Possiamo dare più particolari su questi complessi? Risponderò con un'altra domanda per cominciare, posso? Pensi forse che Imhotep abbia costruito la piramide per i suoi discendenti per organizzare del turismo e far guadagnare il proprio paese? Oppure per qualche altra ragione? E quante piramidi simili sono state costruite in tutto il mondo? Sì, e continuano a scoprirne. In fondo esistono piramidi molto più grandi e tutte sono state costruite in un certo, diciamo in una certa sequenza, e tutte sono orientate verso il monte Kailash. Perché esiste questo complesso di piramidi? Te lo sei mai chiesto? Per quale scopo? Apparentemente per qualcosa di più del semplice scopo turistico, no? Piramidi. Alcuni degli edifici più misteriosi del pianeta. Centinaia di strutture piramidali in pietra sono state trovate in tutto il mondo, in ogni continente, dall'America all'Europa, dall'Australia all'Africa e in Asia. Piramidi regolari, piramidi tronche, complessi montuosi piramidali a gradoni. Sono strutture megalitiche, uniche nel loro genere, con un chiaro orientamento in tutto il mondo. Piramidi per costruire le quali sono stati necessari enormi sforzi, tempo e risorse, oltre alla conoscenza delle scienze esatte. Le piramidi continuano ad essere trovate ancora oggi. Alcune sono nascoste sotto la sabbia, altre sottoterra, altre ancora sono coperte da foreste e nascoste sott'acqua. Ma hanno tutti una cosa in comune. Questi oggetti unici e grandiosi sono stati costruiti nell'antichità e rappresentano un unico complesso mondiale legato a Kailash. Questo solleva molte domande, la principale delle quali è per cosa? Perché la gente ha sostenuto una spesa così enorme?
È chiaro che fu per qualcosa di globale e riguardante la storia dell'intera umanità. Ma questo solleva un'altra domanda: come funzionano? Ma a queste domande l'umanità non ha ancora risposto. Alla fine del secolo precedente, Robert Buell, in qualità di ingegnere civile, scoprì per caso che le tre piramidi di Giza sono la proiezione della cintura della costellazione di Orione sulla Terra. Inoltre, nel corso delle sue ricerche, grazie al programma di computer astronomico, calcolò le posizioni delle stelle di Orione per le diverse epoche della precessione. A proposito, la stessa cintura di Orione è composta da tre stelle, Al-Nitak, Al-Nilam e Mintaka. Ad esse corrispondono le tre piramidi di Giza, dove la più grande, la piramide di Cheope, mostra la stella Al-Nitak. Nonostante il fatto che le piramidi egiziane stesse, come sapete, siano state costruite 4500 anni fa, sono state costruite in questo luogo e in questo modo non a caso. E poiché gli edifici erano una proiezione del cielo stellato, Robert Buell è riuscito a trovare le chiavi di questo indovinello. Ecco cosa scrive nel suo libro. Nel 10450 a.C., e solo allora, la posizione delle piramidi sulla Terra riflette accuratamente la posizione delle stelle nel cielo. Intendo l'abbinamento perfetto e inconfondibile, e questo non può essere casuale. Così, le piramidi egiziane riflettono il cielo dell'anno 10450 a.C. Che cos'è? Una casualità? O forse una regolarità in modo raffinato di disegnare un'epoca, congelare una data specifica in architettura? Per capire questo problema, vediamo come si comporta la costellazione di Orione il giorno dell'equinozio di primavera durante il ciclo completo di precessione di 26.000 anni. La costellazione di Orione, come altre stelle visibili, cambia gradualmente l'altezza a causa dell'oscillazione dell'asse terrestre, la precessione. Vediamo come questo accade. La stella Al-Nitak della costellazione di Orione sale e scende ogni 12.500 anni. Il punto più basso è un segno nel 10.450 a.C., ovvero circa 12.500 anni fa. Ora andiamo più in alto e diamo un'occhiata. Ora la stella è nel suo punto più alto. Questo ciclo si ripete: 12.500 anni su, 12.500 anni giù. Su e giù. I punti estremi coincidono con i tempi del bivio. Ora spostiamoci 72 gradi a est di Giza, nel più grande di tutti gli edifici religiosi mai creati sulla Terra, il complesso di templi di Angkor Wat in Cambogia. La sua costruzione fu iniziata dal fondatore della dinastia Angkor, il principe indù Jayavarman II, nel IX secolo e durò circa 400 anni. Gli ultimi complessi di templi furono eretti nel XII secolo dal re Jayavarman VII. Nel 1996, un archeologo e storico britannico, John Grigsby, mentre esplorava Angkor Wat, giunse alla conclusione che il complesso del tempio è una proiezione terrestre di una certa sezione del cielo stellare, dove gli edifici principali di Angkor modellano i contorni della costellazione del Drago, e la corrispondenza esatta cade alla data dell'equinozio di primavera del 10.500 a.C., ovvero la data immortalata dalle piramidi egizie nella loro architettura unica. Perché e per cosa? Per capire questo, useremo il programma Stellarium e modelleremo il cambiamento del cielo stellare nel corso di molte migliaia di anni. Per il punto di osservazione scegliamo ancora una volta l'Egitto. Ora siamo a Giza, vicino alla Grande Sfinge 12.500 anni fa, e osserviamo ciò che gli uomini della civiltà precedente hanno visto mentre erano qui la mattina dell'equinozio di primavera. Quando il sole sorge a est, vediamo come la costellazione di Orione sorge a sud. La stella Al-Nitak raggiunge il suo culmine. Allo stesso tempo, sul lato opposto dell'osservatore, a nord, ingrandiamo, vediamo che la costellazione Drago si trova nella posizione più alta. Per confrontare le altezze ascensionali di Orione e Drago, combiniamo i punti cardinali del programma e vediamo che Orione è sotto e Drago è sopra. Rimuoviamo l'atmosfera.
Per verificare l'ipotesi riguardante la relazione di queste costellazioni e la precessione, facciamo l'esperimento più volte in date diverse con un intervallo di tempo di 12-13 mila anni. Osservando il cielo sull'equinozio di primavera, abbiamo notato che ogni 12.500 anni, quando la costellazione di Orione occupa la posizione più alta, la costellazione del Drago allo stesso tempo occupa la posizione più bassa. Ma dopo i successivi 12.500 anni, la situazione cambia al contrario. Orione è giù, mentre Drago è su, creando una sorta di pendolo, la cui posizione estrema indica chiaramente metà del ciclo di precessione. Il pendolo nelle posizioni estreme in cui si verificano cataclismi globali sul pianeta, cambiando il clima in tutta la Terra per lunghi periodi di tempo. Se guardiamo ciò di cui abbiamo parlato Dio solo sa quanto tempo fa e che per qualche ragione non è stato preso in considerazione, tutto si svilupperà ciclicamente con grande velocità in una progressione folle e sta già succedendo. Ho trovato un articolo in cui si dice che alla fine di questo secolo il livello del mare potrebbe aumentare di un metro. Ragazzi, speriamo che Dio voglia che alla fine di questo secolo rimanga ancora un po' isola della vita, un'isola di vita su questo pianeta. Sarebbe bello. Come possiamo vedere dall'esperienza delle generazioni e delle civiltà passate, la ciclicità esiste. Molti scienziati oggi lo confermano, quindi, conoscendo il passato, possiamo capire come agire nel presente. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul progetto delle piramidi bosniache e sul lavoro del dottor Samuel Osmanagic. Per molto tempo questa piramide è rimasta sconosciuta perché è completamente coperta di alberi, il che suggerisce che potrebbe essere stata costruita prima del diluvio. L'ultimo diluvio si è verificato durante il Dryas antico, perciò la piramide era coperta di fango e dopo che l'acqua si fu ritirata, sulla piramide rimase abbastanza terreno da permettere agli alberi di crescere su di essa. È notevole che gli alberi siano di altezze diverse. Le rocce che si trovavano all'interno erano indurite come cemento. È incredibile, è la cosa più resistente che abbiamo in questo momento. Ma tra il terzo e il quarto strato di queste pietre è stata trovata una foglia portata dal vento ed è stata effettivamente utilizzata per l'analisi del radiocarbonio. Ho visto un certificato che confermava l'età della piramide e quindi la foglia tra le pietre poteva essere stata portata solo durante la sua costruzione. L'età è di 38.000 anni. Avete capito? Voglio dire, questi sono dati scientifici. Il fatto è che hanno smesso di utilizzare la struttura prima dell'ultimo diluvio. Per esempio, quando è stata sepolta Göbekli Tepe al confine siriano con la Turchia? Prima dell'alluvione, cioè entrambe le strutture sono state sepolte prima dell'alluvione, il che significa che questi megaliti sono molto più antichi. Si dice che Göbekli Tepe abbia 13.000 anni, ma è molto più antica. Era una struttura cerimoniale, non una dimora, ed era molto, molto importante dal punto di vista strategico. Ma qualcuno doveva sapere che il diluvio stava arrivando, altrimenti non avrebbe chiuso tutto. Ci sono molte aree allagate. Prendiamo ad esempio la stessa strada di Bimini, che è considerata di origine naturale. Ma se la si esamina davvero, si vede che è ovviamente artificiale perché ci sono molte rocce sparse intorno. Allora sono andata sott'acqua e ho esaminato tutto io stessa. Valli fluviali sul fondo del Mar Giavanese dove prima c'erano dei fiumi. Le dimensioni dell'altopiano, i bordi delle montagne, i resti di elefanti, noci di cocco, alberi esotici, metalli preziosi e pietre. Tutto questo è sul fondo del mare di Giava. Nel sud di Okinawa, che è la parte meridionale del Giappone e che in realtà è la parte settentrionale di Taiwan, si trova un enorme complesso sottomarino, Yonaguni. Dal nord di Taiwan si può vedere Okinawa. È esattamente come ho detto prima, cioè che potrebbe essere tutto collegato. E lì c'è un complesso di strutture davvero enorme. Ci sono ampie scale e archi.
edifici a piramide e così via. Voglio dire, non è possibile guardarli tutti in una sola immersione. E non c'è alcuna possibilità che possano essere di origine naturale. Quindi probabilmente si tratta di una città sommersa e allagata. C'è una conferma del cambiamento climatico globale in termini di reperti archeologici, di storia? Vorrei raccontare dal punto di vista della speleologia un interessante e misterioso reperto archeologico, la cui età è stata determinata utilizzando lo speleotema, cioè la stalattite. È stata proprio questa stalattite a far risalire alla data di una catastrofe climatica come un'inondazione. Le strutture megalitiche sottomarine vicino all'isola di Yonaguni in Giappone sono state denominate Monumento a Yonaguni o Piramidi di Yonaguni. Si trovano ad una profondità di 25 metri sott'acqua e sono state scoperte dai subacquei a metà degli anni Ottanta. Ci sono state delle controversie riguardo a quegli edifici, se furono costruiti dall'uomo o se si tratta di un fenomeno naturale. E di che età? C'è un'opinione a cui aderisce Teruaki Ishii, professore di geologia all'Università di Tokyo, secondo la quale le terrazze sono andate sott'acqua alla fine dell'ultima era glaciale, cioè più di 10.000 anni fa. Vicino a questo monumento è stata trovata una grotta con stalattiti. Attualmente è allagata. Si sa che le stalattiti crescono solo sulla terraferma. Gli scienziati hanno scoperto che la crescita delle stalattiti si è fermata quando la grotta è stata inondata dall'acqua e questo è successo non meno di 10.000 anni fa. Ciò significa che le stalattiti hanno cessato di formarsi non meno di 10.000 anni fa. Risulta quindi che questo è lo stesso periodo dell'inondazione di questa terraferma, di questo monumento, e corrisponde anche alle stime degli scienziati sulle variazioni del livello del mare. Risulta anche che la stalattite, come cronista naturale, una sorta di archivio naturale, ha registrato la data di una catastrofe climatica quale un'inondazione. L'erosione causata dall'acqua, per esempio, se l'acqua viene versata sul calcare o su altre rocce morbide, si divide in ruscelle ed eventualmente si insinua nella roccia. L'erosione causata dal vento distrugge la roccia in un altro modo. Questo è simile ad un soffiatore d'aria diretto i cui flussi d'aria soffiano fuori i solchi della roccia. E questa diventa più porosa. Quindi è abbastanza ovvio che, se voi foste stati lì e io ci sono stata per un bel po' di tempo, che le superfici sono state erose dall'allagamento. È stato sicuramente dimostrato ed è stato scientificamente provato. È un dato di fatto che la Sfinge è stata danneggiata dall'alluvione. Se poi guardiamo a queste diverse strutture megalitiche, sono come un'eredità di conoscenza antica che è andata distrutta. Sembra quindi che sia successo qualcosa che li ha riportati ai tempi degli uomini delle caverne. In generale erano persone molto ragionevoli che stavano restaurando tutto dopo un disastro davvero grande. Quindi, per esempio, se tutto crolla in questo momento e noi torniamo al primitivo stile di vita per cui dobbiamo fare il fuoco e tenerlo acceso in casa nostra, questo non significa che non abbiamo parlato al cellulare due giorni prima. Significa solo che abbiamo perso tutta quella tecnologia nell'incidente. Quindi sì, ci sono prove di cataclisma e naturalmente ci vuole del tempo per mettere insieme questo magnifico puzzle. Riassumiamo. Tutto in natura si ripete ciclicamente, sia nello spazio che sulla Terra. Il pendolo, come abbiamo visto sul grafico, assume periodicamente posizioni estreme. Il suo periodo di oscillazione è di circa 12.500 anni. Il tempo precedente alla posizione estrema del pendolo coincide con il tempo del diluvio universale, il tempo del bivio per Atlantide, la civiltà precedente. Ora siamo di nuovo nella posizione estrema del pendolo, e questo significa che il tempo del bivio è già arrivato. Scusate, ma cosa abbiamo osservato quest'anno? Quanto catastroficamente il livello dell'acqua si è davvero abbassato nei fiumi, nei laghi? Mi dispiace, ma questo succede praticamente in tutto il mondo, nonostante il fatto che da qualche parte ci sono inondazioni. A Dubai non molto tempo fa c'è stata un'inondazione e cose del genere. Voglio dire che da qualche parte c'è troppa acqua e da qualche altra parte non c'è affatto. Ma in quasi tutto il mondo si osserva che il livello dell'acqua sta scendendo. Questa è fisica. C'è molta acqua nel sottosuolo, non meno di quanta ce n'è in superficie.
ma non si sa bene perché considerano soltanto l'acqua che si trova in superficie. E perché ci sia un'inondazione come quella descritta nella Bibbia, il ghiaccio deve sciogliersi e allora il livello dell'acqua si alzerà. E ragazzi, qualcuno si preoccupa che l'acqua stia scomparendo da qualche parte e perché, malgrado il ghiaccio si stia sciogliendo? Beh, il ghiaccio si sta sciogliendo, il livello dovrebbe aumentare, ma l'acqua se ne sta andando. Da secoli si dice che la Terra respira, che ha la proprietà di espandersi leggermente e poi restringersi. Questa è di nuovo una delle fasi di questi cambiamenti climatici. Dimostra che il problema è all'interno del pianeta stesso. Il problema è piuttosto serio. E siccome la Terra si sta restringendo, l'acqua sta entrando nel terreno e presto ne uscirà in volumi molto più grandi. Questo accade, sapete, quando arriva uno tsunami. Prima dello tsunami l'acqua si ritira dalla riva e va verso l'oceano, ma quando torna indietro copre una superficie molto più grande di prima. È più o meno quello con cui abbiamo a che fare qui. E la cosa più interessante è che ci sono stati dei tentativi. Da molti anni parliamo del fatto che l'umanità dovrebbe unirsi. Molti non capiscono per cosa, come, cosa possiamo fare unendoci. Possiamo fare molto, amici miei. Possiamo cambiare il mondo. Possiamo salvare l'umanità o possiamo scivolare nel caos. Ma unendoci possiamo davvero salvare la razza umana. Credo che questo sia molto importante, secondo me. Oggi, come mai prima d'ora, non siamo solo testimoni oculari, ma anche diretti partecipanti agli eventi. Ognuno di noi, quindi, è responsabile della sopravvivenza di tutta l'umanità. Già oggi la piattaforma Allatra ospita conferenze internazionali come il gioco dei professionisti sul tema dell'economia, della medicina, della psicologia, del clima e della fisica in diverse parti del mondo. Durante tali conferenze persone provenienti da tutto il mondo si riuniscono per risolvere delle questioni urgenti che riguardano ognuno di noi e l'intera umanità nel suo insieme. Si tratta di persone di diversi paesi, di diverse professioni, di diversi status sociali, di diverse nazionalità e razze, di diverse fedi e atei, tutti uniti da una comune ideologia della vita nel vettore spirituale e morale, del loro sviluppo. Sono persone che comprendono l'importanza dell'azione qui e ora nella costruzione in tutto il mondo di una società creativa dove regnano l'amore, la pace, l'amicizia, la gentilezza e l'umanità. Questa è la nostra chance, è la nostra chance comune. Sia che la affermiamo o no, questo dipende da ognuno di noi. Ora una persona può veramente fare molto. Un esempio semplice. Se tu, amico mio, hai deciso che questo non ti riguarda e che sono tutte sciocchezze, allora noi, rimanendo nella società, possiamo fare molto meno senza di te rispetto a quello che potremmo fare con te. E questo è vero.